Non solo Covid, nonostante le varie difficoltà dovute dalla pandemia, in questo reparto l'attività non si è mai fermata, è così? No, qua l'attività non si è mai fermata, è stata modulata in relazione all'evoluzione della pandemia. Ancora ricordiamo con forte emozione il periodo in cui iniziò la pandemia nel febbraio dell'anno scorso e tutte le modifiche che ha subito il nostro ospedale, quindi anche la nostra attività per la sicurezza dei pazienti, quindi il periodo in cui la chirurgia è stata integralmente spostata all'ospedale di Fano, che al tempo era il nostro ospedale pulito, cosiddetto, e poi il ritorno in primavera qui a Pesaro e le modifiche strutturali importanti che sono state fatte nell'ospedale di Pesaro per garantire un'assistenza anche ai pazienti non Covid, che come ben capiamo sono tantissimi, perché le altre malattie non si fermano di fronte al Covid, continuano, quindi bisogna continuare la nostra assistenza. Avete dovuto fronteggiare anche dei focolai? In passato abbiamo dovuto fronteggiare dei focolai, ovviamente gli ospedali erano posti dove c'è un'aggregazione, esattamente come altri posti, come possono essere i centri commerciali, i posti di lavoro. E quindi sì, abbiamo dovuto fronteggiare, grazie al cielo è arrivato finalmente il vaccino, attualmente praticamente tutti i sanitari che hanno contatti con i malati sono vaccinati, purtroppo molti di noi hanno anche avuto il Covid, purtroppo qualcuno e anche dei nostri colleghi ha avuto conseguenze gravi, insomma, relative a un'infezione da Covid, però a oggi per fortuna possiamo dire che il personale sanitario ha un'immunità che garantisce anche la sicurezza dei nostri pazienti che vengono a curarsi qua. Avete registrato una diminuzione di trattamenti, di interventi? Allora, questo è un dato molto importante che viene dibattuto in tutte le società scientifiche, ma non solo italiane, a livello mondiale, e per quanto riguarda tutte le patologie, non solo quelle chirurgiche, ma anche quelle cardiologiche, ad esempio, quelle internistiche, mi riferisco al diabete, all'ipertensione, sono tutte patologie che continuano ad esserci e che purtroppo sono state neglette, sono state dimenticate durante l'inizio della pandemia. Riferiamoci ai dati relativi alla chirurgia di Pesaro. Abbiamo avuto nel 2019, qua facevamo 2018 interventi all'anno circa a Pesaro e a Fano 1800 circa, e abbiamo avuto un calo di 600 interventi a Pesaro e di 800 interventi a Fano, ma che sono nulla rispetto a molti altri ospedali. Facciamo un esempio, gli ospedali della Lombardia, dove c'è stata appunto una zona rossa per tutto il periodo 2019, là gli interventi chirurgici in genere erano praticamente quasi bloccati, ma basta vedere la vicina Umbria in questo periodo in cui c'è l'emergenza di varianti del Covid che ha paralizzato completamente la sanità. Qua forse con l'esperienza precoce che abbiamo avuto, perché siamo stati tra i primi a subire l'ondata epidemica, abbiamo avuto un sistema organizzativo che è riuscito ad adattarsi e a riprendersi abbastanza velocemente. Proprio per questa precocità di insorgenza dell'epidemia in queste zone, tra l'altro siamo stati tra i primi ad accorgerci dell'impatto del Covid sulle altre patologie. Quindi abbiamo fatto degli studi scientifici che sono stati pubblicati, sono stati tra i primi nel mondo occidentale, che hanno messo in evidenza come il Covid vada ad impattare negativamente sul trattamento delle altre patologie. Noi abbiamo fatto degli studi sulle emergenze chirurgiche e sul trattamento dei tumori del colon retto, e abbiamo visto come già nei primi mesi d'inizio della pandemia le urgenze chirurgiche erano calate del 60%. Questo che significa? Che molto probabilmente molte persone per paura rimanevano a casa, semplicemente, non venivano all'intervento chirurgico, e questo penso che abbia procurato gravi danni per la salute generale, insomma. Per quanto riguarda Fano invece possiamo riparlare anche dei surgery. Finalmente sì, perché abbiamo ripreso la nostra attività
I codici A anche per i laser erano sempre evasi, mi riferisco a tumori cutanei, melanomi, quell'attività non si è mai fermata, come quella oncologica qui a Pesaro. Quelle sono attività che sono andate avanti in continuazione, ma adesso possiamo dire con orgoglio che abbiamo ricominciato anche a operare la patologia benigna in desageri a Fano, quindi mi riferisco alle ernie, le varici, la patologia benigna dei tegumenti, e lo diciamo con orgoglio perché ha rappresentato un grosso sforzo organizzativo per poter ripartire. Parliamo di tumore al colon, quali sono i dati, anche se c'è stato un calo rispetto al 2019? Devo dire che purtroppo non c'è stato un calo e noi abbiamo viaggiato a ritmi simili a quelli del periodo pre-Covid. Il percorso colon-retto è un fiore all'occhiello dell'azienda Marche Nord perché fa parte di quelle strutture che vengono considerate come governo clinico e quindi quelle che si avvicinano all'eccellenza sanitaria. Per noi è una cosa molto importante, quindi prevede un percorso multidisciplinare fatto dal chirurgo ma fatto anche da altri specialisti quali il radioterapista, l'oncologo, il gastroenterologo e il radiologo, quindi per noi è una cosa molto importante. I dati sono rimasti identici, noi abbiamo discusso nel 2019 174 casi di tumore del colon retto divisi in 122 del colon, 46 del retto e 6 dell'ano, che sono rimasti identici nel 2020 pur avendo due mesi circa in meno di tempo materiale di lavoro perché era il periodo Covid in cui ci siamo spostati all'ospedale di Fano dove abbiamo continuato a fare tumori, ma come diceva il dottor Patriti prima, molta gente per paura di venire in ospedale si teneva il tumore a casa o addirittura se chiamati dalle nostre strutture preferivano ritardare di uno o due mesi piuttosto che venire in ospedale. E anche nel 2020 abbiamo fatto 48 tumori del retto e 6 tumori dell'ano, che vuol dire un lavoro molto importante perché è un lavoro multidisciplinare, perché non interessa solo il chirurgo, ma interessa l'oncologo ed interessa il radioterapista, quindi prevede una terapia multidisciplinare che inizia con una radioterapia associata alla chemioterapia, un periodo finestra e poi l'intervento del chirurgo con una chirurgia di alto livello che noi facciamo o a livello robotico o a livello laparoscopico nel almeno 80% dei casi. Quindi devo dire che i dati sono rimasti identici e per noi è una cosa molto importante. Si parlava appunto prima di una paura, di una preoccupazione ad effettuare visite e controlli. Come siete organizzati dal punto di vista della sicurezza? Devo dire che l'ospedale e il reparto di chirurgia è sicuro. I pazienti che devono essere operati entrano il giorno prima o il giorno stesso dell'intervento e prima di accedere al reparto gli viene fatto 24 ore prima un tampone molecolare. Quindi in base al tampone viene fatto l'intervento o meno. E nei casi di interventi chirurgici urgenti i pazienti non accedono al reparto di chirurgia ma nel reparto filtro, dove viene fatto un tampone e poi dopo se l'esito del tampone è negativo poi scendono nel reparto. I pazienti vengono monitorati ogni 3 giorni e viene fatto il tampone molecolare. Per quello che riguarda il personale siamo vaccinati e nonostante questo continuiamo ogni 7 giorni circa a fare un tampone rapido. E l'ingresso ai familiari non è consentito, chiaramente ci sono delle eccezioni, i ricoveri prolungati oppure a discrezione del medico che ritiene importante l'accesso di un familiare per il benessere psicologico ad esempio del paziente oppure se il paziente è in pericolo di vita giustamente facciamo entrare i familiari. Nadia, massima sicurezza anche nel blocco operatorio? Certamente, massima sicurezza anche all'interno delle sale operatorie, questo ovviamente indipendentemente dal periodo Covid, infatti noi all'interno delle sale operatorie adottiamo da circa tantissimo tempo ormai, da quando comunque è stata uscita ovviamente la normativa, la checklist di sala operatoria, quindi la checklist ministeriale
è una, ovviamente una normativa quindi del Ministero, e quindi questo è, diciamo, uno degli strumenti per la sicurezza in sala operatoria. Sicurezza quindi, diciamo, per il paziente che all'ingresso quindi viene ovviamente sottoposto a questa checklist in diverse fasi, quindi in tre tempi, sia prima dell'intervento chirurgico e nella fase quindi di preparazione anche all'anestesia, quindi alle procedure anestesiologiche, nella fase intraoperatoria, quindi prima di iniziare l'intervento chirurgico, quindi viene ovviamente di nuovo applicata questa checklist di sala operatoria, che altro non è che una serie di item, quindi di criteri che vengono, diciamo, adottati sulla posizione, quindi, diciamo, del paziente, sul giusto arto ovviamente da operare, la zona quindi, diciamo, da operare, l'equipe chirurgica, la strumentazione chirurgica, la sterilità del campo, la sterilità degli strumenti, e poi un'ultima terza fase quindi della checklist ministeriale, che è alla fine dell'intervento, quindi nel post operatorio, quindi prima della dimissione poi nel reparto. Ci sono delle differenze di procedure tra Covid e no Covid? Diciamo che la checklist di sala operatoria, quindi la checklist ministeriale, si applica a tutti gli interventi, indipendentemente da Covid e non Covid. Adesso, per quanto riguarda il Covid, all'interno delle sale operatorie sono applicate tutte le procedure di sanificazione e di sicurezza per il Covid. Ci sono dei percorsi distinti e ci sono delle sale operatorie dedicate, quindi, diciamo, ad interventi Covid. Abbiamo due sale operatorie quindi dedicate per gli interventi Covid, sia, diciamo, programmati, quindi chirurgia, diciamo, programmata, sia per interventi urgenti, con percorsi all'interno che sono separati ovviamente da quelli del paziente non Covid, e quindi i percorsi, diciamo, sono ben distinti.